Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi proseguiamo lo studio dell'ottava giornata di campionato. Abbiamo visto fino alla partita della domenica alle 12:30 Fiorentina-Benevento. Ci restano da vedere tutte quelle delle 15 e quella delle 18 di domenica. Mentre il big match tra Napoli e Milan lo vediamo in un video a parte e ti porterò anche all'interno del superfoglio non visualizzato da mobile come in questo video, ma proprio nello schermo gigante da PC, così tolgo il mio faccione e ci preoccupiamo solamente dei dati di Napoli-Milan che si prospetta comunque essere un match veramente molto molto interessante. C'è qualche possibile assenza, c'è il dubbio Ospina, non credo per il Covid, credo che sia una questione fisica che potrebbe mancare. Insomma, il Milan invece si dovrebbe presentare senza, al momento, allo stato attuale, giocatori particolarmente importanti assenti. C'è Ibra. C'è Osimhen che manca al Napoli, insomma, partita tosta e quindi gli dedichiamo un video a parte. Nel video di oggi invece ci andiamo a vedere tutte queste altre partite, tra cui quella della Roma col Parma e dell'Inter contro il Super Belotti. Manca Giampaolo per il Covid, vediamo se senza Giampaolo, poverino, il Torino fa qualcosa di più, se è colpa di Giampaolo oppure no. Scherzi a parte, ci vediamo alla sigla e subito dopo lo studio. Sigla! Benissimo, eccoci di nuovo, libraccio di metodo Stats for Bets che mando qui sotto. Presumo da quello che sto capendo, che sto vedendo su Amazon, che sotto Black Friday verrà messo in offerta su Amazon, perché così mi hanno detto nelle offerte lampo. Quindi se siete interessati al libraccio in questi giorni lo trovate sicuramente in offerta su Amazon. Ti attivo la visualizzazione dello schermo così vedi anche tu quello che vedo io e ci troviamo come al solito all'interno di OneFootball. OneFootball è un'app gratuita, trovi il link per scaricarla sotto in descrizione. Allora, abbiamo analizzato finora nel video di ieri le partite del sabato con l'anticipo domenicale Fiorentina-Benevento. Adesso ci studiamo le 5 partite che si disputano domenica pomeriggio e domenica alle 18. E poi in un prossimo video che uscirà, presumo, tra stasera e domani mattina, studieremo il big match, esclusivamente big match Napoli-Milan. Andiamoci a vedere un po' di dati, perché per esempio c'è questa. Allora, qui partiamo dall'Inter. Io avevo cominciato già a vedere Hellas-Verona-Sassuolo. Hellas-Verona-Sassuolo, anzi, facciamola subito perché secondo me è la partita tra le squadre super sorprendenti di questo campionato. Da una parte c'è il Verona che dall'anno scorso ha questo gioco pragmatico, abbastanza tosta come squadra, dura, schematica nel suo gioco. Mentre il Sassuolo è esattamente l'opposto, lì davanti c'ha quei 3-4 che fanno la parte del piccolo Barcellona, cioè Caputo, Berardi, Boga, Djuricic, cioè fanno il panico. E quindi è una sfida super super interessante. Le statistiche in questo momento si appoggiano un pochino sul Sassuolo. Si appoggiano sul Sassuolo al 41% di probabilità, anche se in classifica credo che non siano distantissime. Guardiamola un attimo perché non è che me la ricordo. 12 il Verona, 15 il Sassuolo, quindi hanno solo 3 punti di differenza, ma praticamente parliamo di alta classifica perché il Verona ha gli stessi punti dell'Inter, il Sassuolo è secondo in classifica sotto di 2 punti dal Milan, quindi è assolutamente strepitoso l'inizio di stagione di entrambe. Se
se guardiamo sull'over ci aspettiamo una partita che dovrebbe garantirci dei gol, così come l'esito gol è un buon prospetto. Il Verona in casa fa 3 vittorie e un pareggio, il Sassuolo in trasferta fa 3 vittorie e tantissimi gol, cioè ha vinto 3-4 a Bologna, vinto 2-0 a Napoli, viene da un sorprendente 0-0 contro Udinese. Sorprendente, però poi alla fine manco tanto, perché in quella partita, tra causa Covid, causa infortuni non ben definiti, era mancato proprio metà tutti e tre del tridente, Caputo, Berardi e Juricic. Quantomeno mi ricordo che c'erano delle assenze. Quindi i dati sono un po' in controtendenza, se andiamo a vedere. Allora, il Verona c'ha una leggera percentuale di under e una discreta percentuale di no goal, mentre il Sassuolo c'ha forte percentuale di over e anche propositiva percentuale di gol. Quindi bisognerà capire se prevarrà il Sassuolo e i gol o il Verona e la, diciamo, la compattezza. Secondo me su questa l'esito gol ci sta. Se proprio dovessi dire la mia, l'esito più cautelato che sceglierei è l'over 1,5, che però con un over pagato 1,53 sicuramente non avrà una quota particolarmente appetibile. Però secondo me è l'esito su cui andrei con più certezza. Anche il multigol 2-4 non mi dispiacerebbe su questa. Non so, convintissimo. Va bene, mettiamo un esito gol che non mi soddisfa appieno, però il match è interessante, quindi probabilmente è anche per quello che è difficile. Partita che invece dovrebbe non avere grosse storie da raccontare è quella tra Inter e Torino. Torino, poveraccio, più che Torino, poveraccio Giampaolo, poveraccio, viene da una serie di brutte esperienze. Dopo aver fatto un ottimo calcio con la Sampdoria, c'è stato il Milan dove si sono sbrigati a mandarlo via, e qua col Torino poco ci manca, perché comunque il Toro, se guardiamo la classifica, riprendo One Football un attimo, sta a 5 punti, ma ha fatto una vittoria e 4 sconfitte in queste prime 7 partite, ha vinto solo col Genoa in pratica. Quindi la partita con l'Inter non capita certo a fagiolo, cioè è una partita che vai a perdere al 90% delle probabilità, quando anche nonostante le statistiche raccontino dei numeri leggermente diversi. Ho fatto una battuta, manca Giampaolo per il coronavirus, magari il Torino si salva da questa partita. È molto molto difficile che si salvi. Secondo me questa è una vittoria dell'Inter assolutamente probabile. Se l'Inter non vince questa partita, passiamo da un Giampaolo in crisi a un Conte in crisi, perché questa è una partita che, se sei l'Inter, devi vincere a tutti i costi. Altra squadra abbastanza chiamata a vincere a tutti i costi è la Roma contro il Parma. Anche qui le quote sono abbastanza indirizzate verso un esito di quel tipo, e anche le statistiche comunque, perché 56-30-12 lasciano veramente poche chance al Parma. Over 1,44, gol 1,57. Questa è un'altra di quelle tipiche partite in cui io l'over non lo giocherei, anche se ha buone possibilità di verificarsi, perché 1,44 per 3 gol secondo me è pagato poco. Cioè io l'over lo giocherei da quando sta 1,60 in su, perché comunque 3 gol non sono facili, e pagato 1,44 mi sembra quella tipica quota che ti vuol far credere che è facile e poi invece magari ne fanno solo 2. Sicuramente le squadre lo consentono, cioè la Roma in casa è vero che non ha giocato tanto partite, ma addirittura fa 3 gol di media in casa la Roma, e ne ha giocate in casa 3.
Comunque, tre partite, fa 9 gol in casa. E segna, comunque, Roma sta facendo una bella stagione, devo dire. Io sono sempre super critico, però a parte quella stronzata burocratica che abbiamo fatto a Verona, non ho visto una brutta Roma. Non, cioè, la Roma ne fa 3 di media, il Parma ne prende 3 di media. Io non so perché, c'ho l'impressione che ce ne possano essere di meno. Non mi viene da giocarla over, farei un multigol 2-4. La Roma la deve vincere, la deve vincere, e ti dirò che se è pagata 1,50 me la giocherei anche come singola. Con tutto che io la Roma non la gioco mai per scaramanzia, però a 1,50 la prendo come singola. Ovviamente, ripetuto mille volte, io giro i video qualche giorno prima, giovedì, venerdì sera, quindi le quote possono trasformarsi parecchio, però allo stato attuale la considererei così. Vediamo poi Sampdoria-Bologna, che invece è un match veramente molto interessante. Molto interessante perché le statistiche favorirebbero abbastanza la Sampdoria, addirittura 52% di probabilità, ma le quote no. Le quote per niente. Noi vediamo una quota reale librata da 1,72 che viene rialzata a 2,45. Un rialzo del 30%. È vero che sono solo 7 partite, quindi la quota reale librata non è così precisa, non è così calzante al 100%, non è come se fossero 15 partite. Però comunque 7 partite, diciamo che dalla ottava in poi comincia ad esserci un range statistico considerevole, attendibile. Quindi io non lo so, magari non era proprio 1,72, metti che era anche 1,80, 1,85, però rialzarla fino a 2,45 è tanto. La Sampdoria adesso avrebbe a livello statistico il 52% di probabilità, però se andiamo a vedere questi dati, soprattutto perché ha fatto un ottimo inizio di stagione, 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ma soprattutto nelle ultime 5 ha generato le sue 3 vittorie. Però viene dalla sconfitta di Cagliari e dal pareggio nel derby. Il Bologna di contro non ha cominciato così bene, però nelle ultime 5 ne ha perse 4 e probabilmente il book vede in questo momento di crisi del Bologna, invece che favorire la Sampdoria, il fatto che la squadra di Mihajlovic è già arrivata al massimo del negativo di quello che può fare, quindi ci si aspetta una riscossa, non mi viene il termine, una capacità del Bologna di reagire, una reazione a questo momento, quindi favorisce di molto il Bologna. Io questa me la metterei sulla 1x, perché comunque per me la Samp resta favorita, e anche con tutta la stima che si può avere per la grinta, per la capacità di Mihajlovic di motivare i suoi giocatori, io questa la vedo da 1x. Chiudiamo su Udinese-Genoa, poi ci dedicheremo in un prossimo video al big match. Un'altra partita in cui secondo me la squadra in casa è favorita, leggermente favorita. 5 sconfitte, un pareggio, una vittoria per l'Udinese, 4 sconfitte, un pareggio, una vittoria e 2 pareggi per il Genoa. Diciamo due squadre che stanno lì, due squadre che lotteranno per non retrocedere. Udinese che non può permettersi assolutamente di lasciare il passo al Genoa, soprattutto in casa, quindi è un'altra che andrei a mettere sulla 1x, e non credo tantissimi gol, le quote sono piuttosto alte, 1x under 3,5 potrebbe essere l'indicazione di una partita di questo tipo. E penso che l'under 3,5
proprio a livello generale potrebbe essere l'esito cautelato più probabile che si verifichi. Con questo match chiudiamo per le partite della domenica pomeriggio. Ci vediamo in un prossimo video che uscirà, penso, o stasera sul tardi o domani mattina sul presto, per analizzare il big match Napoli-Milan. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.